Appassionati di calcio a 5, ben trovati alla 19ª puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche in questa trasmissione, in questa settimana, parleremo dei risultati su tutti i campi con interviste ai protagonisti, approfondimenti e tanto altro. Notizie che poi potete seguire passo dopo passo, giorno dopo giorno, attraverso i nostri indirizzi. Innanzitutto il sito mondofutsal.net e poi le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. Dunque, 19ª puntata di Mondo Futsal, partiamo subito. Il campionato di Serie A fermo riprenderà infatti il 28 marzo, concentriamoci sulla Serie B. Brutto scivolone della Virtus Fondi in casa del Porto San Giorgio, un tennistico 6-1 che non lascia spazio a rimpianti per la compagine di Mister Rosigna. Il campionato ora osserverà un turno di riposo e riprenderà il 21 marzo. Per il rossoblù altra trasferta in casa del Perugia Calcio a 5, che appaia ai fondani in classifica e che nell'ultimo turno è stata sconfitta dal Prato Rinaldo. Ma vediamo i risultati dell'ultimo turno. Iniziamo con il successo dell'Ardenza Ciampino 6-3 sull'Atlante Grosseto e poi il Civitanova che ha perso in casa 14-1 con l'Olympus, e a seguire il 10-4 del Futsal Aprotino sulla San Giorgese e il 5-5 tra il Nursia Calcio a 5 ed il Foligno, e poi il 6-1 del Porto San Giorgio sulla Virtus Fondi e il Prato Rinaldo che si è imposto 10-4 sul Perugia. Per questa classifica l'Olympus comanda a quota 46, segue il Futsal Aprotino a 40, il Marannunzia Calcio a 5 39, poi Prato Rinaldo 38, Porto San Giorgio 37, Ardenza Ciampino 33, Atlante Grosseto 26, a 24 punti Perugia e Virtus Fondi, e a 16 il Foligno Calcio a 5, a 4 il Civitanova e a 2 la San Giorgese. Questo è il prossimo turno, Atlante Grosseto contro Civitanova e poi Foligno contro Ardenza Ciampino, Olympus contro Porto San Giorgio, Perugia, Virtus Fondi, Prato Rinaldo, Futsal Aprotino e San Giorgese, Mara, Nursia, Calcio a 5. Nel campionato di C1 non ha avuto scampo la Eagles Aprilia di mister Iannacone, superata con un netto 8-2 dalla più quotata Lido di Ostia. A nulla è valsa la buona prestazione di Pintilie e un'apprezzabile organizzazione di gioco messa in campo dagli apriliani. Le Aquile nel prossimo turno affronteranno la Active Network, quarta forza del campionato. Ma vediamo con la grafica di Marco Dell'Orco i risultati di questo turno. 2-5-1 in trasferta, il primo quello della Capitolina Marconi sul campo dell'Aninuovi Ciampino, il secondo quello del Nuovo Atletico Ferentino sul campo dell'Atletico Civitavecchia. E poi Città di Paliano batte Lazio Calcetto 6-5, Lido di Ostia batte Igoz Aprilia 9-2, Minturno Virtus Palombara il consueto 0-6 a tavolino visto il ritiro dal campionato del Minturno. E poi 1-1 tra Mirafine Albano, mentre Castel Real, Castelfontana e Civitavecchia è finita 4-3. E per concludere il TC ha perso in casa 4-5 contro l'Active Network. Questa è la graduatoria, quota 62, primo in testa Capitolina Marconi, seguito da Virtus Palombara 59, Lido di Ostia 57, Active Network 52, Nuovo Atletico Ferentino 41, Aninuovi Ciampino 38, a 34 punti Città di Paliano, a 33 Real Castelfontana, a 32 Mirafin, 31 Albano, 30 Atletico Civitavecchia, 27 Lazio Calcetto, 26 Civitavecchia e poi staccate Eagles Aprilia 16 insieme a TCP, mentre 0 punti naturalmente per il Minturno.
Il prossimo turno Albano Real Castelfontana, Eagles Aprilia contro Active Network, Capitolina Marconi Atletico Civitavecchia, Civitavecchia di Novi Ciampino, Lazio Calcetto Mirafin, Lido di Ostia, Città di Paliano, Nuovo Atletico Ferentino Minturno, già decisa a tavolino, e Virtus Palombara TCP. Per il campionato di Serie C2, vittoria in trasferta per la Ginnastica Fondi in casa della Fortitudo Terracina. Vedremo meglio com'è andata tra pochissimo. Poi tiene il passo il Velletri, che vince una difficile gara contro l'FC Cisterna con il punteggio di 4-3. In seconda piazza i Veliterni vengono agganciati dall'Anzio Lavinia di Mister De Angelis, che supera 3-0 lo Sport Country Gaeta nel big match di giornata. Cade lo Sporting Giovani Risorse in casa della temibile Connect. Stesso discorso per la Vigor Cisterna, che viene superata da una rediviva Visfondi, mentre il Penta fa suo il derby fuori casa contro l'ASC. I risultati. La Penta Pomezia va a vincere 5-1 sul campo dell'ASC Pomezia Laurentum. Atletico Anzio Lavinio batte 3-0 lo Sport Country Club, mentre il Velletri vince 4-3 sul campo dell'FC Cisterna. 4-3 finisce anche Connect Sporting Giovani Risorse, 5-2 per la Ginnastic Studio Fondi nella tana della Fortitudo Terracina. Posticipata la sfida tra Real Folgore e Città di Minturno Marina, mentre finisce 3-0 Fondi Vigor Cisterna. Questa la classifica. Ginnastic Studio Fondi in vetta a 50 punti, seguita dalla coppia Atletico Anzio Lavinio e Velletri a 47, 45 per lo Sport Country Club, 34 per lo Sporting Giovani Risorse, 31 per il Real Podgora, 29 per il Penta Pomezia, 26 per l'FC Cisterna, e poi Visfondi a 25, Vigor Cisterna 23, Connect 19, Fortitudo Terracina 17, ASC Pomezia Laurentum 16, Città di Minturno Marina 3 punti. Ma come promesso andiamo a vedere cosa è accaduto nella sfida tra Fortitudo Terracina e Ginnastic Studio Fondi, proprio il servizio realizzato dalla redazione di Fondi. Vediamolo.
E la redazione di Fondi ha confezionato per noi un altro interessantissimo servizio riguardo alla sfida tra Visfondi e Vigor Cisterna. Vediamo. Entriamo nel mondo del campionato di Serie D di calcio a 5, partendo dal girone A, il solito monologo del tandem di testa. Lo United Aprile vince in trasferta sul difficile campo del Falasche per 4-3, mentre più agevole il compito della Fortitudo Pomezia, che si aggiudica la gara contro il Libo Nettuno con il rotondo punteggio di 6-1. Il Flora regola 4-2 l'Atletico Roccamassima, mentre tre preziosi punti esterni se li aggiudicano la PR 2000 Aprile ai danni dell'R11 Latina, la Virtus Latina Scalo, corsara sul campo della Latina, e il Città di Anzio, che espugna il sintetico dell'Ele Nettuno. I risultati. Come detto, United Aprilia corsaro sul campo del Dilettanti Falasche, 4-3 il punteggio. Il Flora batte 4-2 l'Atletico Roccamassima, 6-1 per la Fortitudo Futsal Pomezia sullo Libo Calcio a 5. L'Ele Nettuno si arrende in casa 2-4 con il Città di Anzio, mentre il Real Latina perde tra le mura amiche 3-5 con la Virtus Latina Scalo. Finisce con la sfida tra R11 Latina e PR 2000 con il 2-5 per gli ospiti, e poi riposa, lo ricordiamo, la Fortitudo Formazione Latina Scalo Civil.
La situazione di classifica, la coppia di testa a 48 punti, lo United Aprilia e la Fortitudo Futsal Pomezia, seguita un netto divario dal Latina Scalo Cimil a 37, poi 30 punti per il Flora 92, 29 per il Real Latina, 26 per Città di Anzio e l'Era Nettuno, 25 per i Dilettanti Falasche, 17 per la Virtus Latina Scalo, 16 per il PR 2000 Aprilia, 11 punti per Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5, chiude l'R11 Latina a quota 3 punti. Ma studiamo nei dettagli com'è andata la sfida tra l'Ele Nettuno e Città di Anzio. Vediamo il servizio confezionato dalla nostra redazione. Solo 3 punti separano le due formazioni, l'Ele Nettuno e Città di Anzio si affrontano in questa sesta giornata del campionato provinciale di Serie D. Qui al Nettuno ci torna il derby tra l'Ele Nettuno e Città di Anzio, proprio in questo istante il confronto dal primo minuto mandato da Massimo Zaino. Intanto c'è subito la possibilità per il Città di Anzio, il tiro e c'è il gol del vantaggio. Pellegrini e 25 Querini, questi gli uomini a disposizione del Tecno Zaino. Intanto c'è la possibilità per il Nettuno, ci subito intanto subito Dinari che recupera palla per Atturi, il tiro, c'è il pareggio. Pareggio per il Nettuno, pallone che sta dalle parti per Dinari, subito la possibilità per mettere la palla in rete, toffiare subito Scarpetti, non si intendono in difesa i giocatori del Nettuno, c'è la data, viene data la regola del vantaggio, subito Dinari si invola a rete, ci prova, settimo minuto, Mauro Pace costretto a ripiegare all'indietro, adesso arriva anche Lauri. Lauri guadagna campo, aumenta il ritmo, c'è il gol, bellissimo il gol, indietro la difesa si libera, Davino di un avversario, la finta con il corpo, con i piedi, provaci, giocatore ospite, scivola Davino, Atturi alza adesso il pallone, mette in movimento Davino, la palla messa in mezzo dalla parte opposta, non arriva Giallungo, più lesso di lui Menghini, e riparte adesso il Città di Anzio, subito in avanti per Scarpetti, il tiro, ancora pericoloso il Città di Anzio, Menghini numero 6, ancora Pellegrini adesso per il Palombella alta, Doria, Menghini gioca molto più arretrato rispetto alle posizioni abituali. Arriva anche il gol di Menghini, subito avanti per Lauri, lo va a disturbare Davino in mezzo al campo, Giallongo, e arriva il gol Giallongo sul calcio di punizione, ci proverà, parte la rincorsa di Giallongo, il tiro, l'alzata con le mani, ancora Favella per Giallongo, esce Locatelli, arriva anche il tiro da parte di Belleudi, ancora Favella, adesso è Belleudi per Giallongo, gira la finta con il corpo elegante, ci prova il tiro, Giallongo prende la rincorsa, battere lui contro Locatelli, il tiro e il palo, dice di no ad interrompere tutto Favella, attende l'inserimento di Davino, il tiro, grande parata di Locatelli ad essere veramente una spina nel fianco nel recuperare i palloni, adesso il tiro all'ottavo minuto abbondante, ci proverà Giallongo la rincorsa, il tiro, ancora Locatelli si supera e Menghini, parte la rincorsa, il tiro e c'è il gol con la complicità da parte di Criscione, ottimo il servizio di Menghini per Scarpetti che se ne va, Criscione adesso mi sostituito, questo è Canazza che si gira, Criscione, Doria adesso si gira, la possibilità al ventesimo, parte la rincorsa, parte Scarpetti che spedisce fuori Davino, Pellegrini si gira, ancora è Atturi, palla messa in mezzo, sfera il colpo sul tiro libero, Giallongo e la parata da parte di Locatelli, ancora un tiro libero per il Città di Anzio,
lo manda direttamente fuori e arriva il triplice fischio del signor Gennaro di Latina. Il Città di Anzio vince qui con l'Enettuno il derby per 4-2. Tutta da vedere anche la sfida tra Fortitudo Pomezia e Libo Nettuno. Vediamo allora il servizio gentilmente concesso da Paolo Redaiello e Bruno Ablasio. Per concludere parliamo del girone B della Serie D, è un girone condizionato da una serie di gare non disputate, cioè, nonostante la striscia positiva del DLF Formia si allunga con la vittoria esterna ai danni dell'Atletico Sperlonga. Si affaccia nei quartieri alti il Città di Pontinia grazie alla vittoria interna ai danni del Real Fondi. Vittoria squillante anche per l'Olympus ai danni del San Giovanni Spigno e del Formia 1905 sui nuovi orizzonti. Ma vediamo nel dettaglio la grafica. DLF Formia dunque Corzaro sul campo dell'Atletico Sperlonga, 3-1 il punteggio, il Città di Pontinia la spunta in casa sul Real Fondi 5-4, mentre 5-3 consente il Formia 1905 di battere la Nuovi Orizzonti. Finisce con un perentorio 5-0 la sfida tra Olympus Sporting Club e il San Giovanni Spigno, rinviata invece all'11 aprile la partita tra Sporting Terracina e Accademia Sport. La classifica: Real Terracina a quota 39, seguito dal DLF Formia 34, Accademia Sport 31, Città di Pontinia 25 insieme al Real Fondi, 24 punti per Olympus Sporting Club e Sporting Terracina, 23 Suio, 17 Formia 1905, 14 San Giovanni Spigno, 13 Atletico Sperlonga, 5 Nuovi Orizzonti. Il prossimo turno: Accademia Sport Real Terracina, Atletico Sperlonga Olympus Sporting Club, DLF Formia Nuovi Orizzonti, Real Fondi Formia 1905, San Giovanni Spigno Sporting Terracina, Suio Città di Pontinia. Completata dunque la consueta panoramica su tutti i campionati di calcio a 5, non abbiamo parlato della Serie A che ricordiamo riprenderà il 28 marzo, ma vi abbiamo fornito ampi dettagli su tutti i campionati fino alla Serie D.
Dunque l'invito si rinnova, quello di seguirci sul sito mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsaltv. La 19ª puntata termina qui, ringraziamento a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica, ringraziamento a voi per l'attenzione e a tutto lo staff di Mondo Futsal per la realizzazione dei servizi. Grazie e alla prossima!